Questo tesorino si chiama Leo. Guardatelo, non so se vi rendete conto dal video. Lui è tipo volpinetto, è un cucciolo destinato a crescere poco. Leo, tutto spelacchiato, tutto sporco con i parassiti, vagava su una strada a scorrimento veloce e si è infilato dentro un'azienda di produzione di vini. Lì è stato visto, segnalato al canile e preso da noi per essere condotto appunto in canile, dove lui ora si trova. Il povero Leo era terrorizzato, tremava tanto. È stato pulito, trattato con l'antiparassitario, è stato sverminato e così ha capito che noi volevamo prenderci cura di lui e ha cominciato a fidarsi e a essere più affettuoso nei nostri confronti. Resta comunque un cucciolo timoroso e sensibile che va trattato con molta molta dolcezza. Secondo la dottoressa, Leo cresce appunto poco, potrà raggiungere i 10 kg finali, quindi è un cane di taglia medio-piccola, non piccola. Il genere è quello del volpino un po' lupetto. Guardate che bello, è un po' grigio sfumato, stupendo. È un tesoro, un cucciolo particolare. Spero che lo adottino presto, anche se è estate la gente non pensa ad adottare ma solo ad andare in vacanza. Spero che si inteneriscano da questo faccino, è troppo tenero veramente lei. Gliela troviamo una bella famiglia prima della fine dell'estate? Sì. Diamogli una bella casa, il calore di una mamma e di un papà umani, magari una bella famiglia con bambini, lui sarà buonissimo, già lo sappiamo, è proprio di indole buona. Buona fortuna, Leo. Ciao, ciao.